Benvenuto, benvenuta a questa lezione di ginnastica. Ecco alcuni suggerimenti per organizzarti al meglio in sicurezza. Scegli un abbigliamento comodo che non sia stretto e non impedisca o riduca i tuoi movimenti. Assicurati di avere con te un materassino, un asciugamano, una bottiglietta d'acqua e, se ne hai la necessità, un cuscino. Scegli un luogo confortevole, illuminato e areggiato. Accertati che non ci siano oggetti che possano ostacolare i movimenti delle tue braccia e delle tue gambe, sia in piedi che in altre posizioni. Esegui gli esercizi seguendo il tuo ritmo. Se qualche esercizio risulta troppo complesso o faticoso, eseguilo in modo semplificato, ad esempio muovendo un braccio alla volta o appoggiandoti a una parete o utilizzando dei supporti, come una sedia, un elastico, un rialzo o un altro materassino. Se avverti capogiri, difficoltà respiratoria o eccessivo affaticamento, interrompi immediatamente l'esecuzione degli esercizi, in modo da permettere al tuo corpo il recupero di cui ha bisogno. Ricordati di bere un po' d'acqua nelle pause fra gli esercizi. Buon allenamento! Ciao, sono Ivan. Benvenuto a questa lezione di ginnastica posturale. Questo corso ti consentirà di rinvigorire progressivamente il tuo corpo e, attraverso un programma con obiettivi mirati ed esercizi a carica naturale, di allineare la tua postura e quindi migliorare il tuo benessere fisico. Ogni lezione è suddivisa in 5 sessioni. Al termine di ognuna, se vuoi, puoi fermare il video per recuperare, bere un po' d'acqua e prepararti per la sessione successiva. Se qualche esercizio è troppo intenso o complicato, non preoccuparti. Eseguilo secondo le tue possibilità. In stazione eretta, posiziona le gambe larghezza del tuo bacino, i piedi paralleli e le ginocchia leggermente piegate. Unisci le mani e rilassa le spalle. Abbandona tutte le tue tensioni. Svuota la mente e fai delle respirazioni lente, profonde e rilassate, sia in inspirazione che in espirazione. Fai nascere il movimento dal tuo respiro in modo naturale, senza forzarlo. Iniziamo con una camminata sul posto. Passi laterali, sinistra, destra, passo e unisco, passo e unisco. Con le braccia invece tiro, uno, due, uno, due. Fai al tuo ritmo, se è troppo veloce, fallo più lentamente. E lateralmente uno e due. Ok, torna sui passetti laterali. Passo e unisco uno e due.
e 2 come prima. Adesso porto un tallone verso il glutino, su, 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 sempre lo stesso. Adesso vedo il cambio, ok, e cambio, l'altro, 1, passo, 2, passo. E recupera, sciogliere, ok. Piedi paralleli, gambe larghezza del tuo bacino, porta le braccia lungo i fianchi, inspirando porta le braccia dietro, espirando le porti avanti e pieghi un po' le ginocchia, espira. Inspira, apri il petto, espirando, stendi le braccia e piega un po' le gambe. Apri il petto, espira, piega le ginocchia. Rimani bene dritto con la schiena. E rimani, se riesci, tre respiri con le gambe piegate, respiro 1, 2, 3, inspira e ritorna, sciogliere, molto bene. Sempre piedi paralleli. Gambe larghezza del tuo bacino, sali sulle punte e ritorna in appoggio sui talloni, sali sulle punte e ritorna, strizza bene i polpacci. Bene, adesso stessa cosa ma a piedi uniti, sali sulle punte e torna sui talloni senza sbatterli. Molto bene, una decina sono sufficienti. Ora solleva le braccia, uniscile, intreccia le dita, palme verso l'alto, spingi. E vai sulle punte dei piedi, se riesci mantieni questa posizione, sguardo verso l'orizzonte, respira 1, 2 e 3, ritorna, sciogliere, ok, rimanete le gambe leggermente piegate. Oscilla il capo, rilassa le spalle. Bene, circonduzione del capo, occhi aperti. Respira e cambio. E stop al centro, apro e chiudo le spalle, inspiro, espiro. Mani alle spalle, circonduzione dei gomiti. Cambio. Apro e chiudo i gomiti, apro, espiro, chiudo, inspiro, apro, espiro, chiudo.
Bene, giù con le braccia, rilassa, apri un po' di più le gambe, oscilla il bacino a destra e a sinistra. Mani fuori, inspirando in alto la schiena, espirando, fletti. Benissimo, recupera. Bene, torna in quadrupedia. Solleva la gamba sinistra verso dietro, mantieni la tesa, punta in estensione, stendi completamente la gamba, conta 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ritorno, poggio, cambio, stendo la gamba sinistra, destra verso l'alto, tesa e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ritorno, recupera.
Bene, da quadrupedia passiamo all'appoggio sui gomiti. Puoi tranquillamente appoggiare il capo sui pugni o sulle mani. Ora, il movimento che faremo sarà questo. Lentamente andrò a stendere verso l'alto col piede a martello e rimango su. Stendo e conto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, torno in appoggio, inspiro e cambio, estendo lentamente, salgo, salgo, salgo con piede a martello, gamba tesa e respiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ritorno e rilasso. Lentamente ritorni in appoggio sui gomiti. Apri la gamba all'esterno. Cerco di sollevare il ginocchio, lo tengo su e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, torno in appoggio. Recupero. E cambio, apro all'esterno e mantengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ritorno, rilasso. Torno in appoggio sui gomiti. Ultimo esercizio in questa posizione. Mettiamo insieme due movimenti. Quindi sollevo alto, apro all'esterno e scendo. Appoggio, cambio gamba. Sollevo alto, apro all'esterno e scendo. Appoggio, ancora sollevo su, piede a martello, apro all'esterno e ritorno. Cambio, su, apro all'esterno e ritorno. Recupero. Lo stesso movimento, cambiamo rotazione. Quindi scendo verso dietro, apro all'esterno, ruoto verso l'alto e ritorno. Cambio, apro 1, 2, salgo, 3, ritorno. E apro 1, stendo 2. E 3. Cambio, apro 1, stendo 2 e 3, ritorno, recupero. Bene, andiamo in quadrupedia. In appoggio sulle mani, solleviamo la gamba sinistra dietro, solleviamo il braccio destro avanti, cerchiamo l'equilibrio, manteniamo la posizione, tre respiri profondi, 1, 2 e 3, lentamente ruoto. Il braccio, fletto il ginocchio, cerco di prendere il piede,
la caviglia e tiro il tallone verso il gluteo. Tre respiri, uno, due e tre. Lentamente inspiro, stendo, espiro e ritorno. Recupera. Lentamente ritorno in quadrupedia. Sollevo la gamba destra, sollevo il braccio sinistro. Tre respiri profondi, allunga uno, due e tre. Inspiro, fletto il piede, ruoto il braccio, cerco di prendere il piede o la caviglia con la mano. Porto il tallone verso il gluteo, respiro, uno, due e tre. Inspiro, stendo, espiro, ritorno e giù, rilasso, braccia lungo i fianchi, giù la testa, giù i gomiti, rilassa. Da qui torno in quadrupedia, allarga leggermente la posizione delle ginocchia, punta i piedi, sali sulle punte dei piedi, spingi il sedere verso alto, spingi i talloni verso il pavimento, spingi con le braccia verso dietro. Ora sollevati, guarda avanti, piega le ginocchia e recupera. Lo ripetiamo tale quale, ti sollevi, punti i piedi, inspirando sollevi il sedere verso l'alto, espirando spingi verso dietro con le braccia, spingi con la testa, avvicina il tallone al pavimento, inspirando solleva il capo. Appoggia le ginocchia e recupera. Braccia lungo i fianchi. Torna in quadrupedia. Sollevo la gamba. Apro l'esterno. E ritorno. Cambio. Apro e ritorno. Uno, due, tre, giù. Uno, due. Giù, cambio, 1, 2, 3, giù, 1, 2, 3, giù, ultimo, 1, 2, 3 e giù, recupera. Rilassa i polsi, pollice all'interno dei pugni e gira. Sciogli. Torna in posizione. Stesso movimento, aggiungiamo 1, 2, 3.
arrivo in appoggio. Apro, torno e abbasso. Cambio 1, 2, 3, 1, 2, 3, cambio 1, 2, 3, 1, 2 e 3, cambio 1, 2, 3, torno 1, 2 e 3, l'ultimo e rimango 1, 2, appoggio, resto in posizione, mi sollevo lentamente, un braccio sale e uno scende lateralmente, apro e incrocio. Bene, e da qui vado in torsione col busto, verso la gamba avanti, palmo rivolto in avanti, scendo, scendo, scendo all'esterno, pancia in dentro, l'altro braccio lo porto dietro la schiena. Se arrivi abbastanza in basso, allora puoi prendere le mani, unirle e guardare verso l'alto. Bene, lentamente ritorna. Appoggia le mani all'interno, punta il piede dietro, estendi la gamba. Uno, e ritorno. Espiro, due, e ritorno. Tre, e ritorno. Quattro, e ritorno, 5, torno, l'ultimo e 6, rimango 3 respiri, gamba tesa, 1, 2 e 3, torno in appoggio, recupero, appoggio le mani sul ginocchio, lentamente stendo la gamba avanti e allungo. Scendo con le mani verso il piede. E lentamente ritorno. Torno con le mani in appoggio. Cambio gamba, sollevando, apro uno, due e appoggio. Stessa combinazione, quindi sollevo, ruoto, appoggio e rimango. Da qui lentamente mi sollevo, un braccio sale, uno scende, espiro, inspiro, espiro. E ritorno, appoggio le mani all'interno, punto il piede, sollevo, espiro, 1, appoggio e salgo, 2, 3, 4, 5, 6 e rimango, 3 respiri profondi,
Porto le mani sulla coscia, vado indietro, stendo la gamba, piede a martello, espirando scendo. Allungo le mani verso il piede. E ritorno lentamente, appoggio, torno. Ah no, incrocio come prima, braccio sinistro all'esterno della gamba destra, vado in torsione, l'altro braccio lo porto dietro la schiena. Se posso arrivare giù con il gomito, appoggio le mani, guardo verso l'alto, respiro. Lentamente ritorno. Appoggio le mani a terra, inspiro, apro l'esterno, sollevo, espiro, scendo e recupero. Bene, se mi appoggio sui gomiti, una gamba è flessa, l'altra è tesa. Punta in estensione, facciamo delle flessioni e delle estensioni. 1. Espiro, 2. 3. 4. 5. Stesso movimento verso l'alto, spingo col tallone 1. Col tallone 2. 3. 4, 5, recupero, metto insieme i due movimenti, quindi sollevo, spingo col tallone, scendo, allungo la punta vicino al pavimento e ritorno, 1, spingi, soffia, allunga la punta del piede e raccogli, 2, se sei stanco di stare in questa posizione puoi sdraiarti, spingo, allungo, 3, spingo, allungo, 4, e l'ultimo, spingo, allungo, 5, e ritorno, recupero, gambe piegate, braccia lungo i fianchi. E ora faremo la stessa sequenza sull'altra gamba. Quindi, spingo con la punta del piede in estensione, estendo il ginocchio 1 e ritorno, inspiro, espiro, 2, tre, 4, e 5, ritorno, ora fletto, spingo col tallone verso l'alto, 1 e ritorno, 2 e ritorno, espiro, 3 e ritorno, 4 e ritorno, 5 e recupero, se sei stanco appoggia pure il capo, metto insieme i due movimenti, quindi sollevo, stendo il tallone verso l'alto, stendo il ginocchio, allungo la punta del piede, soffio, soffio, soffio e ritorno senza appoggiare, inspiro, espiro e ritorno. Tre.
tallone, aria, punta, 4 e l'ultimo, e 5, e recupera, appoggia, gambe piegate, braccia lungo i fianchi. Bene, puoi rimanere giù oppure tornare sui gomiti. Stendi di nuovo la gamba destra. Questa volta punta in estensione, cerchiolini, gamba tesa, ruoto. Piccoli cerchiolini, il movimento parte dall'anca, sfioro il pavimento. Aumento, sempre più veloce, giro, 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 giro. Cambio nell'altro senso. Bene, mi fermo, piede a martello e recupero, fletto e appoggio. Cambio, stessa cosa, stendo, punta del piede in estensione, cerchiolini, giro, piccoli e vicini al pavimento. Aumento la velocità. Cambio nell'altro senso, hop, 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 hop. Giro, 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 giro. Resistere e recupero, piede a martello, fletto, appoggio e rilasso, gambe piegate, braccia lungo i fianchi. Bene, stendo la gamba destra, piede a martello, vicino al pavimento, senza toccare, salgo e ruoto la punta verso l'esterno, scendo e raddrizzo, salgo e ruoto, 2, 3, sempre teso il ginocchio, ruoto solo l'anca, 4 e raddrizzo, 5. E ritorno, recupero. Bene, ora stendo la gamba verso l'alto, spingo col tallone, sempre la stessa gamba, apro all'esterno, allungo la punta e ritorno. Appoggio. Sollevo, stendo il tallone, espiro, apro all'esterno, soffio, allungo la punta del piede e ritorno. 2. Espiro, 3. E recupero. E su, spingo, 4. E 5, inspiro, stendo, espiro, ruoto. Recupero, bacio i due fianchi, eh. Cambio gamba, ora faremo lo stesso sequenza con l'altra gamba, quindi spingo col tallone, gamba tesa, salgo, ruoto il piede verso l'esterno e ritorno. 1, 2, 3, 4. E 5, torno e recupero.
Ora stendo la gamba verso l'alto, spingo col tallone, divarico lungo, stendo la punta del piede e ritorno, recupero. E su di nuovo due. Tre, spingo col tallone verso l'alto e stendo, stendo, stendo e punta in estensione. Quattro. Recupero e l'ultimo, cinque. E rilasso, stendo le gambe, braccia lungo i fianchi. Unisco le gambe, stendo le braccia, le allungo verso dietro, allontano le mani dalle punte dei piedi, inspirando, espirando, ritorno. Braccia lungo i fianchi, piego di nuovo le gambe, inspiro, sollevo il bacino, allungo le braccia dietro e ritorno. Lascio giù le braccia, solo il bacino, inspiro e ritorno. Recupero. Braccia lungo i fianchi, sollevo il ginocchio destro inspirando, espirando, spingo il tallone verso l'alto, mantengo la posizione, cerco di stendere completamente il ginocchio, mantenendo il bacino a terra, spingo col tallone, respiro. Due. Tre, quattro e cinque. Inspiro, torno, espiro, appoggio, ricambio. Inspiro, estendo, spingo col ginocchio, spingo col tallone, abbasso il bacino contro il pavimento. E respiro, due. E 5, fletto il ginocchio, appoggio, rilasso, sempre gambe piegate. Ora chiudo i pugni, appoggio le mani sotto al sedere, un bene intorno al bacino, spalle ampie. Inspiro, espirando, sollevo entrambe le ginocchia. Verso il petto, rimango in questa posizione, respiro, uno, due e tre. Da qui stendo la gamba destra verso l'alto, respiro, uno, due e tre. Fletto, inspiro e cambio con l'altra gamba, stendo, uno. Due e tre. Torno in appoggio e espiro. Appoggio, rilasso, gambe piegate. Recupero. Bene, lentamente, gambe a farfalla. Apro le braccia all'esterno, fletto i gomiti di circa 90 gradi, lascio cadere i polsi verso dietro.
Ora lentamente scivolo con la gamba destra a terra. Allungo lentamente il braccio sinistro, verso dietro, inspiro, allungo. Tre respiri profondi, uno, due, e tre. Inspirando, ritorno. Espirando, cambio, stendo la gamba sinistra, stendo il braccio destro. E respiro, uno. Due e tre, inspirando, torno in posizione, ora stendo contemporaneamente le gambe e le braccia, inspiro, massimo allungamento, espirando, fletto i piedi a martello. Ruoto le braccia lungo i fianchi e rilasso. Raccolgo la gamba destra verso l'esterno, chiudo il ginocchio, prendo con le mani il ginocchio e lo porto verso il petto. Spalle ampie, gomiti in fuori, mento in dentro. Ruoto il ginocchio verso l'interno, contemporaneamente fletto la gamba sotto, con la mano sinistra appoggio e schiaccio dolcemente la coscia, con la mano destra vado fuori, palmo rivolto a terra verso il pavimento e respiro, uno, due e tre. Inspirando, torno. Appoggio, stendo la gamba destra, prendo il ginocchio sinistro con le mani e porto al petto, mento in dentro, spalle ampie, respiro uno. Due. E tre. Inspiro, ruoto il ginocchio all'interno, con la mano destra aiuto la coscia a scendere, con la mano sinistra all'esterno, ruoto il palmo verso il pavimento, ruoto e contemporaneamente fletto la gamba destra, quella sotto, giro il capo e respiro uno. Due. E tre. Inspirando, torno, mi aiuto con la mano, appoggio e recupero, stendo le gambe e rilasso. Lentamente recupero le gambe a farfalla, mani sulla pancia, rilasso. Talloni vicino ai glutei, piante dei piedi a contatto. Mento in dentro, respiro profondamente. Chiudo le ginocchia, con entrambe le mani prendo le ginocchia e le porto al petto, ed ondulo a destra e a sinistra con tutto il corpo. E ritorno.
porto le mani dietro al capo, gambe flesse, chiudo i gomiti, mi entro in dentro, appoggio la testa sulle mani e tiro dolcemente con i gomiti stretti, allungo i muscoli del collo, respiro 1, 2 e 3, lentamente ritorno, inspiro, stendo le braccia tese con le palme rivolte verso l'alto, inspirando le porto dietro, ginocchia unite, lascio cadere lateralmente le ginocchia, espiro, capo fisso, guardo avanti, inspiro, salgo e cambio, espiro, scendo. Inspiro, torno, ruoto le braccia, stendo le gambe a terra, leggermente divaricate verso l'esterno le punte dei piedi, braccia lungo i fianchi con le palme rivolte verso l'alto, rilasso le spalle, chiudo gli occhi e respiro profondamente. Rilasso tutte le tensioni muscolari, abbandono il corpo a terra. Ascolta il tuo respiro. Senti l'aria che entra e che esce lentamente. In modo profondo e rilassato, ad ogni espirazione senti il tuo corpo sempre più pesante. Lascia sprofondare il tuo corpo nel materassino, come un sasso che sprofonda nell'acqua. Ora lentamente riprendi consapevolezza del tuo corpo, comincia a muovere le dita delle mani e dei piedi, le caviglie e i polsi, allungati un bel respiro profondo, stendi le braccia, stendi le gambe, come quando ti svegli al mattino. Raccogli le gambe, coricati sul fianco, aspetta qualche respiro sul fianco, poi lentamente, aiutandoti con le mani, risollevati e rimani qualche respiro con le gambe incrociate. Grazie e alla prossima lezione.